Mansaldi si accentra, il movimento di Eder, la palla è per lui, buono l'aggancio, lo porta fuori Torozidis, Eder, poi il tocco per Joao Mario, Banega, costretto ad arretrare. Di forza, bravo a tenere vivo questo pallone, Banega lo gioca benissimo, su D'Ambrosio, sotto porta, Gabriel Barbosa, Gabigol per la prima volta in Italia, si toglie la maglia e va a esultare, questo è un gol pesantissimo per l'Inter, nello stadio in cui segnò il suo primo gol italiano Ronaldo, trova il primo gol Gabriel Barbosa. Invenzione di Banega, lì è riuscito a tenere palla lì in mezzo, poi scaricata sull'esterno benissimo, in maniera filtrante, e poi il cross è arrivato lì per Gabriel Barbosa, era facilissimo fare gol, però un gol importantissimo soprattutto per il morale di questo giocatore. Adesso sì che possiamo chiamarlo Gabigol con il soprannome con cui è arrivato in Italia. Banega, bravo a tenere vivo il pallone, a giocarlo sul secondo palo, si presenta Gabriel Barbosa, palla perfetta di D'Ambrosio, non può fallire da lì il brasiliano che la mette dentro. L'ex Santos trova questo gol che è davvero molto importante nella rincorsa Champions dell'Inter. Da due passi con il sinistro, Gabriel Barbosa, 1-0.